tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi propongo un video per quanto riguarda la prova su strada dei fondotinta. Sapete tutti che sto facendo i video appositamente per farvi vedere le applicazioni del fondotinta, quelle che utilizzo io, come li sfumo e tutto, e se sono adatte alla mia tipologia di pelle. Per questa volta vi farò vedere quello di L'Oreal, questo è l'infallibile 24 ore fresh wear, ovviamente non mai nessuno l'ha tenuto 24 ore, almeno spero, perché ovviamente 24 ore sono troppi per un fondotinta. Io questo l'ho utilizzato per un matrimonio, per una comunione, ma vi faccio ovviamente l'applicazione oggi e vi faccio anche sapere se mi piace o non mi piace. Li proverò tutti i fondotinta che posseggo, così da darvi anche facendo un test anche per voi per capire la tipologia di fondotinta e tutto. Allora, ovviamente faremo metà viso con la spugnetta e metà viso con il pennello. Inizio subito nel mettere la Skin Toner Correction di Clinique, che mi ci sto trovando veramente bene. È molto buona per quanto riguarda, oddio, la mia pelle, no, non esce da questo lato. Allora, dove era il pennello? Avevo utilizzato un pennello l'altra volta. Dove l'ho messo? Non si sa. Sto piangendo. Allora, devo dire che questo mi piace, questa crema. È una crema correttiva per quanto riguarda il viso, molto idratante, molto rinfrescante. Devo dire che mi sta piacendo tantissimo, infatti credo che acquisterò la full size, perché ovviamente questa mi è stata data e non mi ricordo se era in qualche set, perché io ho acquistato dei set un paio d'anni fa per quanto riguarda Clinique. Sapete quei set molto molto belli dove vi danno la possibilità di provare i prodotti? A 15 euro c'erano tipo 3 prodotti, erano delle scatoline che io ho acquistato in precedenza e ovviamente adesso li andremo testando piano piano. Quindi questa un'ottima crema. Qui c'è scritto che era una crema correttiva, ma come base crema è ottima. Adesso andremo a mettere il fondotinta, come vi ho detto, un lato con la spugnetta, l'altro lato con il pennello, e andremo a prendere il pennello, questo qui di Sephora. Andiamo a prendere questo, è molto è buono come pennello, ha le setole flat però abbastanza bombate come piacciono a me. E quindi andremo a mettere da un lato e dall'altro. Andremo a prendere la palettina, così andiamo a mettere due pump. Credo che sia buono per tutto il viso. Andremo a mettere da questo lato con il pennello. Allora, io vi ho già detto che è molto liquido questo fondotinta. Vi ho già detto che questo fondotinta l'ho utilizzato per una cerimonia, sono stata alla comunione di mio nipote, è stata l'anno scorso ad aprile, vento che non vi dico, caldo che non vi dico, una cosa indescrivibile, però devo dirvi che Mi è durato per tutta la serata, perché mi sono truccata alle 3, forse alle 5 e mezza eravamo già a 5 grani, perché mia sorella sta lì, eravamo a 5 grani e niente, siamo arrivati al ristorante, comunque sono arrivata a casa che era l'una di notte e ho struccato tutto. Quindi da questo lato abbiamo fatto l'applicazione con il pennello, da questo lato lo faremo con il fondotinta, con la spugnetta. Allora, sapete tutti che io adoro la spugnetta,
Ma sapete tutti che la spugnetta, io ho sempre prurito, che la spugnetta mangia tantissimo prodotto, infatti si può dire che devo andare a mettere di nuovo il prodotto, lo vado a mettere direttamente nella spugna, non se lo beve se voi ci fate caso, non se lo beve, anzi lo fa scivolare, però diciamo l'applicazione è leggermente diversa. Io, come vi ho detto anche altre volte, preferisco l'applicazione della spugnetta perché mi dà un effetto molto, molto più leggero. O se, tipo ad esempio liquido come questo qui, io lo applico con il pennello e poi con la spugnetta vado a modificarlo. Allora, guardiamo bene com'è questo fondotinta. Allora, l'applicazione mi piace, il colore dovrebbe essere giusto, perché non è che mi sono abbronzato, cioè stendendo i panni mi sono abbronzato. Questo è il colore, questo è nella colorazione 100 Lin Linen. Vado a modificarlo anche con la spugnetta perché mi piace che viene tamponato, non mi piace proprio una coprenza troppo visiva perché non mi piace. Vado a mettere il correttore di Astra come sempre. Questi ormai sono i passaggi che faccio sempre, infatti molto spesso non ve li faccio vedere perché sono gli stessi passaggi in tutti i make-up, quindi sinceramente vi tolgo questa parte ogni volta. Vado a illuminare con il correttore di Essence sempre sotto gli occhi, invece di metterla proprio vicino all'occhio, lo vado a mettere proprio nella parte di sotto e sempre con la spugnetta vado a tamponare il tutto. Poi io cosa faccio? Prendo il lato dove ho messo il fondotinta e vado a tamponare questa parte proprio per uniformare direttamente con la rimanenza del fondotinta il correttore e tutto. Io non lo metto da altre parti perché sinceramente non mi interessa illuminare altre parti. Vado a sistemare le sopracciglia. Ovviamente non devo fare niente perché ce l'ho abbastanza folte. Vado a mettere la ciglia, vado a finire il make-up e noi ci vediamo alla fine. Ci vediamo dopo. Ciao. Allora, parliamo del fondotinta, questo qui di L'Oréal. Sapete tutti che già io l'ho utilizzato, mi ci sono trovata benissimo. Cosa vi posso dire? Per quanto riguarda la stesura, mi piace sia per quanto riguarda il pennello, sia per quanto riguarda la spugnetta. Sapete tutti che se io passo con il pennello, all'ultimo devo tamponare la spugnetta perché mi piace di più l'effetto. Un po' mi fa tipo l'effetto crepato qui sul naso, perché ho il naso screpolato, perché è il lato dove ho applicato con il pennello. La coprenza è bassa, non è alta perché io non ho molte cose da nascondere, quindi automaticamente preferisco una coprenza bassa. Come stesura mi è piaciuta tutta, nel senso di ambedue i lati, non lo trovo né appiccicoso, non lo sento nemmeno sul viso. Proprio non sento di avere il fondotinta, posso anche appoggiare le mani, ma non ho tipo le mani sporche o macchiate di fondotinta. Mi piace molto, poi ovviamente ho messo la cipria e tutto il resto, però devo dire che la stesura mi piace. L'unico difetto che trovo è nella parte qui del naso, che adesso andremo ad aggiustare, aprendo soltanto qui la parte del naso dove vedo un po' di fondotinta, perché ovviamente la stesura con il pennello ti dà una leggera coprenza in più della spugnetta. Però
Quindi, a parte questo, devo dire che mi piace come fondo, il colore giusto per la mia carnagione per adesso, e quindi per me è un fondotinta approvato, quindi ottimo. Per quanto riguarda questa serie di video per quanto riguarda il fondotinta, per oggi è tutto. Ovviamente andremo a provare per la prossima volta un altro fondotinta. Se volete scoprire di quale fondotinta vi sto parlando, tenete sempre d'occhio i miei video perché li vedrete via proseguendo. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Don't miss out.